prima stazione, Gesù è condannato a morte. Figlio dell'uomo è condotto da Pilato per essere giudicato. Quanti poveri Cristi vengono ogni giorno condannati dalla caparbia ottusità dell'uomo? Quanti poveri Cristi immigrati, cacciati via perché non c'è posto per loro? E io, Signore, chi sono? Io quel condannato, io quel giudice, io quello che passa indifferente perché non sono fatti miei. Signore, fammi scoprire la tua presenza quando mi sento condannato dagli altri. Signore, fa che io comprenda le ragioni dell'altro e non sia sempre pronto a tranciare giudizi su tutto e su tutti. Signore, fa che io mi accorga delle necessità dell'altro e non passi indifferente accanto a chi subisce ingiustizia. Presenza di Dio, colei che conservava tutto nel suo cuore e che si
Thank you.
Benediciamo insieme. Donaci, Signore, il tuo spirito di santità. Donaci, Signore, il tuo spirito di santità. Amen.
fra le donne il pianto. Che abbiamo visto e ti benediciamo. Amen.
piangere secondo il tuo Vangelo, per avere la tua consolazione. Apri il nostro cuore, Signore. Dolce Madre dell'amore, fa che il tuo grande dolore io lo senta nel mio cuore. Thank you.
Thank you.
soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Anche nei momenti più bui il Signore rimane con noi e infonde nel nostro cuore la speranza certa del suo amore. Ci sono momenti duri, tempi di croce, ma niente può distruggere la gioia soprannaturale che si adatta e si trasforma e sempre rimane almeno come uno spiraglio di luce che nasce dalla certezza personale di essere infinitamente amato al di là di tutto. È una sicurezza interiore, una serenità piena di speranza che offre una soddisfazione spirituale incomprensibile secondo i criteri mondani. Ripetiamo insieme: donaci, Signore, la tua speranza. Donaci, Signore, la tua speranza. Fa che troviamo in ogni occasione lo spiraglio di luce della fede in te. Donaci, Signore, la tua speranza. Non permettere che ci abbattiamo quando viene il momento della prova. Donaci, Signore, la tua speranza. Fa nascere in noi la sicurezza interiore di essere amati e cercati da te. Donaci, Signore, la tua speranza. Di dolore, quale abisso, presso madre al crocifisso, voglio piangere con te.
Quattordicesima stazione. Gesù è portato nel sepolcro. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Giuseppe prese il corpo di Gesù, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella roccia. Rotolata poi una grande pietra all'entrata del sepolcro, se ne andò. La santità consiste nella contemplazione del volto di Gesù morto e risorto, che ricompone la nostra umanità, anche quella frammentata per le fatiche della vita o segnata dal peccato. Per questo è importante porsi alla sua presenza in silenzio, rimanere con lui senza fretta e lasciarsi guardare da lui. Se davanti al volto di Cristo, morto e risorto, non riusciamo a lasciarci guarire e trasformare, occorre entrare nelle sue piaghe, perché lì ha sede la misericordia divina. Ripetiamo insieme. Apri il nostro cuore, Signore. Apri il nostro cuore, Signore. Fa che, contemplando il tuo volto, troviamo il centro della nostra vita. Apri il nostro cuore, Signore. Donaci di saper restare in silenzio dinanzi al tuo mistero di morte e risurrezione. Apri il nostro cuore, Signore. Fa che entriamo nelle tue piaghe per sperimentare la tua infinita misericordia. Apri il nostro cuore, Signore. Con amore filiale voglio fare mio il tuo cordoglio, rimanere accanto a te. Spirituale, non possiamo romperlo con un applauso, ma vogliamo fare un silenzio nel quale preghiamo per i sogni, i desideri, i progetti di questi giovani che si sono lasciati coinvolgere, mettere in gioco i crisimandi, quest'anno riceveranno lo Spirito, per Don Guido che le ha guidati. Vogliamo insieme con loro però far salire forte un pensiero di preghiera per la pace. Credo che tutti quanti, ogni tanto ci è ritornato il pensiero mentre attraversavamo il nostro centro seguendo la croce di Cristo. Di sicuro nei nostri cuori è risuonato il rumore della guerra, delle lacrime, del sangue, delle tante situazioni dolore che ci arrivano attraverso il video, ma che si vivono anche nelle nostre case. Dopo 2 anni siamo ritornati a fare la Via Crucis, siamo in tanti nel nostro luogo, come diceva Papa Francesco in una delle meditazioni che abbiamo pregato, siamo l'esercito dei perdonati, l'esercito di peccatori perdonati. Il mondo ha bisogno di questo, ora più che mai. Non di armi, non di guerra, non di violenza, non di sopraffazione, ma di gente che si sente amata, perdonata, abbracciata da Dio, da quella croce di Cristo. Gente che con la vita sa portare al mondo la pace. Possiamo fare molto per la pace. Ognuno è chiamato ad essere santo, cioè ad essere uomo, donna, fino in fondo, anzi fino in cima. Ad essere uomini come Gesù Cristo, che donano la vita. Sia questa la benedizione che stasera riceviamo e che ci prepara anche a vivere la vita pasquale di domani, il giorno della Pasqua di risurrezione.
in attesa appunto che la vita, la pace, la risurrezione trionfino ancora una volta su questo mondo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica tutti, Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.